person, un'idea. Turchesando, due volte al mese, insieme a Gabriele Parpiglia. Turchesando. Eccoci qua, Gabri. Eccoci qua. Ciao Turchese, come stai? Ciao a tutti. Tutto bene, ragazzi. Oggi sarà... come sarà? Calma? Calda, ma... calma o calda? Anche perché, scusa, dove eravamo rimasti? No, appunto, ancora sto lì. Ancora sei traumatizzata? Poverina, l'altro giorno... Non ho dormito per due notti. Ma dai. Devo dire la verità. Un po' sono rimasta... Ragazzi, ma io... mi hanno detto tu dovevi chiudere, io non sapevo che dovevo fare. Shock. Ero ricordiamolo, no? Nell'ultima puntata in cui siamo stati insieme, ecco, c'è stata, diciamo, un'aggressione verbale, chiamiamola così, da parte, per dire, un eufemismo, di una persona che è stata denunciata, chiaramente. È stata denunciata. Ecco, dall'interessato che è stato minacciato. E quindi adesso le cose le raccontiamo con calma, dai, con le calma. Raccontiamo dove eravamo rimasti, ai noi, perché non ce la siamo di certo cercata né ce lo saremmo mai aspettato. Esatto. Assolutamente, anche perché l'intento era un altro. Tutt'altro, anzi, era quello di dare la possibilità di chiedere scusa e anche di... Non torniamo. Vabbè, chi volesse saperne di più, rimanete fino alle 20 con noi, perché intanto noi ci colleghiamo con i primi ospiti. Con i primi ospiti che introduciamo subito con il video di un protagonista, indubbiamente. Ah, io tifo solo per lui. È un mio amico. Anche Sonia Bruganelli, abbiamo visto che sta molto dalla sua parte, molto divertita da lui. Vabbè, Edoardo è un genio e vedremo. È simpatico. L'unica paura che ho, infatti, ora lo chiederemo a un sacco di concorrenti di Masterchef della sua edizione, che saranno ospiti. Chiederemo se vediamo il nostro punto di vista, diciamo, può essere d'accordo con loro che lo conoscono bene, ovvero il carattere irruente. Spero che non penalizzi Edoardo, quella è l'unica cosa. Edoardo Franco, vogliamo vedere il momento in cui è stato proclamato vincitore di Masterchef 12. Nel frattempo ci colleghiamo con altri super concorrenti e bravissimi chef di Masterchef. Intanto video e poi torniamo. Vincitore della 12ª edizione di Masterchef Italia è Edoardo! E ci abbiamo una squadra vera, perché sono in quattro, se non grazie sbaglio. Ragazzi, per esserci, grazie, vai, presentali tu. Laura, Mattia, Francesco e Leonardo, ragazzi, sono qui direttamente da Masterchef, ognuno con una storia pazzesca, devo dire. Io e molto amici tutti quanti. Ieri vi ho visto, avete fatto... ci siete, ragazzi? Ci sentite? Sì, ci siamo. Ieri ho visto che avete fatto una storia, gruppo d'ascolto per guardare l'isola, no? Assolutamente, eravamo al ristorante. Potevamo perdercelo. Allora, senza accavallarvi, facciamo che rispondete una alla volta, perché sennò non capiamo niente. Date a testa un voto alla prima apparizione di Leonardo di Edoardo Franco all'Isola dei Famosi. Leo, io partirei con un bello 8,5. All'inizio è stato un po' timido, secondo me, però tra un po' si aprirà e farà vedere quello che è. L'ha fatto vedere comunque nella nomination, quando ha nominato, e già tutta la gente l'ha amato dopo quello che ha detto. Quando ha detto vado dallo psicologo. No Sonia, io ci vado allo psicologo. È proprio stato così. Ma sì, per me per quello vale 9. La risposta pronta all'isola non è comunque così semplice, è sempre lui, rimane se stesso, quindi per me è un gran 9. Vai Laura. Sì, sicuramente 8,5, anche per me Edoardo è estremamente intelligente. Se riesce a non incastrarsi più sotto i tronchi, penso che potrà andare avanti. È un 10 assoluto, perché si è incastrato sotto i tronchi. Fantastici. Capiamo la nostra agilità. È vero, beh. Senti, ma insomma, invece abbiamo Bastiani, cioè voglio dire, abbiamo anche Gio Bastianic. Sì, però mi sa che Gio Bastianic c'è nella loro edizione,
Nella loro edizione non è venuto a fare una sorpresa, giusto? È andato nell'ultima edizione quest'anno. No, però abbiamo uno chef nuovo e uno chef proprio... Questo è un errore che fanno tutti. Joe Bastianich non è uno chef, è un imprenditore che lavora nel settore del... E non sa cucinare? No, non è che non sa cucinare, sa fare bene gli hamburger, da quello che ho capito. Giusto, ragazzi? Ditemi voi che ne sapete di più. Ma non è uno chef. Definire Joe Bastianich chef, ma lo dice lui stesso, eh. Quindi sì, non è che... Sì, ha la passione per la musica, tra l'altro io mi ricordo quando, ero autore di ho fatto Amici VIP lui partecipò come concorrente di Amici VIP in qualità di cantante, perché c'ha un gruppo, ma non è uno chef, è un errore. Lui no, invece volevo chiedere ai ragazzi, Edoardo, oggi ho visto anche le classifiche degli scommettitori, ha scalato subito le posizioni, chiaramente, perché magari non è andate per scontato che tutti guardino Masterchef rispetto a chi guarda la TV generalista, no? Certo. Secondo voi, rispondete sempre, quale potrebbe essere il grande limite? Io l'ho sentito prima di partire, proprio poco prima, mi ha detto che lui vuole dimagrire a tutti i costi, che ha preso 18 kg e voleva dimagrire. Quello sicuro dimagrirà. Questo sì, però... Ma se gli fanno tagliare i capelli? Sai quelle prove? No, già le ha fatti con Barbieri quando ha vinto la finale. Adatto. Sì, per un piatto di pasta lo faccio. No. Può essere il carattere il suo limite? Secondo me no. Secondo me il carattere secondo me non può essere un problema. Magari sì, quando sarà corto di cibo e robe varie farà un po' più fatica, però per adesso è il fisico, per le prove di fisico. Più che altro io penso che sia comunque duro alla vita lì, senza cibo, senza diverse cose, senza anche cellulari e quello che è poi la vita normale che tutti svolgono. Però Edoardo riesce ad essere molto centrato quando vuole, quindi secondo noi non avrà problemi. Sentite, ma uno alla volta, il pregio e il difetto di Edoardo secondo voi? Un pregio e un difetto. È un pregio e un difetto. E anche l'autenticità di Edo, che comunque traspare, è una di quelle caratteristiche che poi la gente li vuole bene immediatamente. E io l'ho sempre detto, anche un'estrema educazione di Edoardo, nonostante l'irruenza che sembra avere come personaggio, una persona estremamente educata, un signore, quindi è difficile non volere bene a Edo. E poi è sempre detto, mai finto, mai costruito. No, infatti, quello che può essere magari un limite per noi, che bene o male abbiamo vissuto un'esperienza come Masterchef, adesso l'isola è tutto un altro percorso, è quello poi di non essere completamente se stessi, e nel suo caso non corre il rischio, perché è estremamente autentico, secondo noi. Perché tanto noi siamo amici al di fuori del programma. È sempre vero, e quello che mi colpisce di lui è che riesce a valorizzare i suoi difetti. Cioè, comunque quelli che possono sembrare difetti, lui li riesce a valorizzare. Beh, questa è una cosa bellissima, un po' per la timidezza che avevo io, lui mi ha fatto anche capire questo, che i difetti in realtà... E prima di partire cosa vi ha detto? L'avete sentito? No, aspetta, la domanda è questa, no? Dato che prima di partire per l'Isola dei Famosi si firmano dei contratti dove tu non puoi rivelare che vai all'Isola dei Famosi, a voi quando l'ha detto? Io l'ho visto 2-3 giorni prima di partire, però diciamo con l'ufficialità l'ufficialità non me l'aveva detto, mi fa, ci potrebbe essere questa cosa, ma in realtà non mi ha dato mai nulla di certo. L'abbiamo provato a punzocchiare con i primi rumors, ma non ha risposto. E poi ve l'ha detto, cioè, dopo che è stato ufficiale, no? Come? Esatto, cioè, stiamo facendo per il male. Sì, ma l'abbiamo capito. Ma avete fatto una cena d'addio, che ne so? Cioè, d'addio, da rivederci. Avete fatto una cena da rivederci? Una cena da magnà fino a morì, dici tu. Guarda, ne avevamo fatta una poco prima dell'isola, che diciamo che basta e avanza, perché siamo molto impegnativi quando stiamo insieme, e quella diciamo che basta anche come cena di addio. Sì, ci siamo trovati tutti a Roma, e effettivamente quando poi siamo tutti insieme siamo tanta roba, quindi... Diciamo che c'è tanta energia quando siamo tutti insieme. Ma chi cucina quando state tutti insieme? Ognuno cucciamo. Rompia?
Ah, ecco, nessuno cucina, cioè, non andate al ristorante. No, dai, sì, non cucina nessuno veramente. Siamo troppi. Ah. Dobbiamo trovare la cucina grande, il tavolo grande, no? Tutti al ristorante. Capitava che organizzavamo qualche cena quando eravamo a Masterchef, però... Sì, lì cucinavamo, è vero, lì si cucinava un po', ognuno faceva il suo, quello che aveva voglia di far assaggiare agli altri, anche per consigli, idee, però adesso quando ci ritroviamo effettivamente usciamo quasi sempre a cena. E con chi potrebbe andare d'accordo e con chi potrebbe discutere, secondo voi, conoscendolo? Secondo me discute con Bastianic. Sì, eh? No, ma con chi, ragazzi, secondo voi? Devo dire la verità, l'abbiamo visto ieri, non conosciamo benissimo tutte le persone, tutti i partecipanti. Siamo andati neanche a vedere. Noi, neanche noi conosciamo tutti, quindi... diciamo che forse ieri ci siamo accorti anche un po' con le nomination, quello che abbiamo individuato un po' come il maschio alfa, che un po' tutto io, un po' io, ecco, diciamo che Edo non lo vedo esattamente così affine a troppo... Ad Arthur. Ecco, ad Arthur, sì, questo Arthur non è stato simpatico né ai naufraghi né a chi guarda. Guarda, c'è da dire una cosa, io Arthur Danese lo conosco da circa 10 anni, non vorrei sbagliarmi, circa. Lui, tra l'altro, sta venendo direttamente dall'esperienza di Supervivientes, cioè l'isola dei famosi spagnola, quindi diciamo che mentalmente già avvantaggiato rispetto agli altri se stai venendo dallo stesso programma, no? È come se Edoardo facesse un altro Masterchef. Devo dire anche qui, basandomi su quelli che sono diciamo un po' il sentiment di Twitter oppure le quote dei scommettitori, che secondo me Arthur Danese potrebbe anche essere il primo destinato a uscire, ma come poi sappiamo benissimo, l'Isola dei Famosi, quando tu esci, nasconde sempre una seconda opportunità, quindi una nuova isola, non vai mai a casa direttamente, questo quindi vedremo quello che succederà. Secondo me, ragazzi, questa sarà la prima edizione dell'Isola dei Famosi in cui vedremo veramente mangiare qualcosa di buono. Non abbiamo più l'audio. Non abbiamo l'audio. Eccoci. Dicevo che sarà la prima edizione dell'Isola dei Famosi in cui vedremo magari per la prima volta cucinare, senza aver cibo magari, un piatto succulento da Edoardo, perché già come si è presentato, no? Il riso con il latte di cocco e non so, una pioggia di cactus, potrebbe essere invitante. Ed è molto geniale per essere in cucina, sì, quindi potrebbe inventarsi di tutto. Sì, diciamo che è da vedere quello che hanno, perché da quello con quello che hanno la vedo dura. Beh, il cocco ce l'hanno, dai. Riso glielo danno, bisogna vedere se non è facile, però c'è anche un altro vantaggio, che c'è Peppe di Napoli, ovvero il pescivendolo. Il pescivendolo, sì, fantastico. Che poi pescivendolo c'ha un ristorante mica male e fa pesce all'ingrosso, quindi non è ma che poi era pure famoso un po', perché lui faceva video su TikTok, non sì sbaglio. Però sai, bisogna è lì il limite, capire se sei famoso, popolare o seguito sui social, sei famoso oppure sei famoso su social, quella è una linea molto molto popolare, cioè, molto difficile lingua, da delineare. Non è che ti ho seguito, no, cioè se tu hai tanti follower non è detto che tu sia famoso, perché per strada magari non ti si fila nessuno, anche perché ricordiamoci che tra bot, tra gente che ti segue, ti mette un link e poi si dimentica di te, eccetera, poi quelli reali, ad esempio la Chiara Ferragni, quelli reali sono pochi, quelli attivi, certo. Quindi puoi averne 5 milioni, ma poi in realtà io onestamente Peppe di Napoli, che bazzico Napoli e ieri ero a Napoli, neanche lo conoscevo, ma lo seguivo, per dirvi, però se l'avessi incontrato non sapevo minimamente chi fosse. Detto ciò, secondo me insieme a Leonardo, non con Joe Bastianic, che non mi sembra che non è un cuoco nella vita e non mi sembra uno, mi sembra più per i lavori manuali, il mangiare lo potrebbero, è un'isola dove ci sono due persone che potrebbero far mangiare i naufraghi. Sì, questo sì. Io mi aspetto molto dai non famosi, secondo me sono simpaticissimi, sono quattro personaggi abbastanza particolari, chissà che cosa succederà comunque con loro. Ma voi, dopo Masterchef, chi è rimasto legato alla passione della cucina, chi invece no? Com'è la vostra vita oggi? Io sono a 50 e 50. Veramente? Che è il fotografo, e sì, l'altra metà del tempo la dedico alla cucina per la gioia di mia moglie. Vedi che bello.
Peraltro ho letto che la tua storia è molto intensa, tu hai avuto un inizio di vita un po' dura, hai perso i tuoi genitori molto piccolo e sei scappato di casa e poi sei morto e risorto, hai avuto un arresto cardiaco. Morto e risorto ormai è un marchio di fabbrica. Cioè, posso dire una cosa, l'hai detto con un tono... Ormai lo chiamiamo anche noi, lo prendiamo anche no, noi. No, perché lo vedo talmente pieno di salute adesso che si può. Benissimo, no? Anche prima ero forte. Si sta toccando qualunque cosa. No, non finisce ormai. Tanto una volta e due, cosa vuoi che sia? No, nel senso che poi un'esperienza così credo che ti possa, no, cambiare ancora di più la visuale della vita. Abbastanza. Allora, stavo dicendo, poi andate avanti, gli altri? Io ho smesso di fare l'architetto come ero prima e ora mi dedico soltanto alla cucina, infatti tra poco parto per aprire un ristorante in Toscana. Io Laura la seguo, l'anno scorso era in Puglia d'estate, se non sbaglio, a fare un po' di gavetta e quest'anno se uno ti vuole venire a trovare, dove va? In Toscana? Vicino a Toscana. Ma fai la stagione oppure è una roba dove sei... Fino a metà ottobre sono lì. Poi, di il posto. Sì, che poi oltretutto è la proprietaria del posto, insomma, chi effettivamente mi ha dato lavoro è Francesca, che anche lei ha fatto Masterchef con noi, che ha un'azienda vinicola lì con un agriturismo e hanno deciso di aprire un ristorante e mi ha chiesto di andare lì a appunto gestire il ristorante. Ah, bravo, bello, vedi che bello. E poi c'è Mattia anche che è arrivato in semifinale, che è arrivato quasi in finale, no? Quarto classificato. Che hai la passione da sempre pure tu per la cucina. Sì, io in realtà sono tornato bene o male a fare quello che facevo prima. Io ho una piccola enoteca a Bolzano, a casa mia, e quindi sono tornato a gestire il mio locale e ecco, diciamo che ovviamente ci sono molti più spunti, molto più cose legate alla cucina, più cene private, eventi, ci sono sicuramente molti più stimoli, sicuramente ci ha dato tanto da quel punto di vista Masterchef, però appunto il focus principale è il mio locale. Beh, certo, poi tu con la tua mamma facevi tutto il percorso degli stellati, è molto carina questa cosa. E poi Leonardo invece con la tua nonna in realtà ti ha trasmesso questa passione per la cucina, no? Esatto, sì, da piccolo tiravo la pasta fresca con lei, poi c'è stato un periodo nel quale dovevo cucinare da casa da solo perché mia mamma era fuori per lavoro, comunque non avevo nessuno, quindi dovevo trovarmi da vivere. Che detta così sembra, sai, andavo in strada col cappello, detta così. Allora no, sta bene, combatte con noi. Ma questi giudici alla fine, poi in che rapporti siete rimasti con questi giudici, Cannavacciuolo, gli altri? Ma guarda, di solito mi dicono che non restano i rapporti, cioè non ci sono, diciamo, poi dei rapporti che continuano, così mi hanno detto gli altri magari che ho intervistato. Voi ragazzi? Ma anche perché il format non in realtà non lo prevede, bravissimo, sì. Non prevede un rapporto fra giudici e concorrenti, cioè noi siamo anche un'anomalia perché già fra concorrenti ci frequentiamo praticamente, cioè tantissimi di noi sono rimasti davvero amici e in rapporti, ma coi giudici anche proprio per il format televisivo non è che si instaura un rapporto lì durante le riprese, però poi prosegue al di fuori. Va bene. Sì, che è un peccato, però è questo lo prevede. Io vorrei parlare di cucina con loro, ma io adesso non so. Allora, dobbiamo capire, Gabri. Voi potete rimanere qualche altro minutino adesso dopo la pausa, oppure ci dovete lasciare, ci riorganizziamo prossimamente per parlare dei piatti, del cibo e anche poi, se per siete a Roma, ragazzi, venite che vi ospitiamo in studio, se avete voglia. Esatto. Prepariamo qualcosina. E soprattutto però, diteci dove vi possiamo seguire, i locali, che vi diamo una mano da quello che è. Certo. Comunque, se vengo a Bolzano io vado a trovare Mattia, dunque se vado in Toscana c'è Laura, Leonardo mi cucina a casa al momento, giusto? Romagna, esatto. In Romagna. Mentre Francesco, a Francesco lo chiamerei per le fotografie. Francesco te fa magna e ti fotografa pure. Una cosa... Sì, va bene. È una cosa... Dobbiamo andare in pubblicità, rimanete un minutino?
Sì. Grazie mille. Allora, tra pochissimo. Pubblicità. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Da Turchese Baracchi. Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio, e adesso ci sono le breaking news. L'informazione di Radio Cusano Campus. Flash News by TAG 24. Bentrovati dalla redazione all'appuntamento con le notizie dal portale tag24.it, in studio Annalisa Colavito. Savona, incidente sulla 10, scontro tra auto e furgone, due feriti, un'auto ed un furgone si sono scontrati in autostrada e due persone sono rimaste ferite, una è stata portata in ospedale in codice rosso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante e una vettura lungo la 10. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 14.30 e ha provocato almeno due feriti, tra cui una donna che è stata trasportata in ospedale in codice rosso, l'altra persona invece coinvolta nell'urto e in condizioni meno gravi. Politica Sardegna, la giunta c'è, al PD la vicepresidenza, Todde promuovere la crescita, l'innovazione e la sostenibilità. La neopresidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha presentato questa mattina, nel corso della prima seduta del Consiglio regionale, la sua squadra di governo composta da 12 assessori, 5 donne e 7 uomini, scelti in accordo con i partiti della coalizione del campo largo di centrosinistra. La Sardegna al momento rappresenta l'unica regione in cui l'esperimento del campo largo ha portato al successo, con la vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle, sostenuta anche dal PD. Economia, asta BTP 11 aprile. Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato durante il corso della giornata di ieri, lunedì 8 aprile, l'annuncio relativo alle emissioni dei buoni del Tesoro poliennali che gli investitori interessati avranno intenzione di acquistare in data 11 aprile 2024 attraverso il meccanismo dell'asta marginale. La richiesta di prenotazione dei buoni da sottoscrivere è fissata per la giornata di mercoledì 10 aprile. E in conclusione lo spettacolo Netflix nell'occhio del ciclone, la società Artisti 7607, che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia di attori e doppiatori in Italia e nel mondo, ha denunciato la nota società di intrattenimento al Tribunale Civile di Roma per ottenere compensi più equi per gli artisti selezionati per le molteplici produzioni dell'azienda. È tutto, grazie per averci seguiti, erano le notizie principali che troverete sul portale online dell'Università Niccolò Cusano, tag24.it. Buona serata. Radio Cusano Campus All News. Ogni giorno, 24 ore su 24, in tutta Italia. Ti teniamo aggiornati su tutte le principali notizie. Resta sintonizzato sul mondo. Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio. Eccoci qui, 120 secondi di notizie importantissime. Siamo di nuovo qui con voi, collegati con i ragazzi, amici anche di Edoardo Franco, adesso presente sull'isola. Stavamo appunto chiacchierando di loro, quello che è accaduto dopo la loro esperienza a MasterChef 12. Avevo una domanda, ragazzi. Voi avete visto l'edizione di MasterChef quest'anno? Sì, perché ho visto che facevate il tifo. Ma vi chiedo, la vittoria di Eleonora l'avete condivisa o avevate un altro vincitore vostro? Secondo me Eleonora ha fatto un gran menù. Antonio secondo me ha spaccato, cioè tutta l'edizione è stato sempre sul pezzo, ha fatto bei piatti, però forse Eleonora ha dato quel guizzo in più. Vai, sì, era forse la parte un po' più creativa e anche di percorso, quella che in realtà ha fatto il percorso più regolare, e a MasterChef serve anche un po' di sana follia e di guizzo, no? È anche la cosa che piace sia ai giudici che in realtà al telespettatore, quindi in qualche modo probabilmente era la vincitrice più idonea, più, ecco. Diciamo che anche Antonio ha fatto, secondo me, anch'io sono d'accordo, Antonio ha fatto un percorso sempre molto dritto, invece sempre molto sul pezzo, ha lavorato molto e anche lui meritava. Lavorava bene, vinto. Sì. Anch'io sono d'accordo con loro, Eleonora appunto ha quel tocco di follia che comunque le permetteva di fare dei piatti che magari agli altri non venivano minimamente in mente. E anche appunto la televisione, ambiente televisivo, questo fa gioco. Dall'altra parte c'era Antonio che invece è sempre stato super dritto, per lui l'ha detto da subito, voglio vincere, e poi effettivamente l'ha portato fino in finale. Sicuramente c'era anche, secondo me, qualcuno molto bravo che è uscito troppo presto, però
purtroppo capita, è così, e quindi sì, a me sì, io concordo. Alice secondo me è uscita troppo presto, che era secondo me abbastanza brava. Alberto aveva una gran mano. Alberto, sì. Alberto pure, sì, che è caduto su, una, su un errore banalissimo, vero? Vero, 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 vero. Io faccio il primo democristiano di tutti gli altri e dico che io tifavo per Antonio perché a me piaceva molto. Era, cioè, ha un bel futuro in cucina perché è proprio quadrato e lavora molto bene. E Alberto a me piaceva tantissimo. Ma infatti noi abbiamo condiviso il fatto, cioè la domanda era è calzante e giusta la vittoria, quindi noi siamo d'accordo sul fatto che fosse giusta la vittoria, però anch'io, se invece mi si chiede chi tifavi, anch'io no, tifavo Alberto. No, no, ci sta, ci sta. E invece, scusami, invece io oggi ho sentito Nicolò per altre cose, per altre faccende. Vi chiedo, allora, in questa edizione si può dire che è nata un'affinità tra Nicolò e Eleonora, tra l'altro molto amati dal pubblico anche extra culinario. Nella vostra edizione ci sono stati rapporti? Storie d'amore? Storie d'amore, gossip. Tortura c'è piuttosto. Siamo in questo siamo estremamente. Vieni a far serata per noi e poi magari te lo diciamo. Ma no, ma tu lo devi dire a tutti, noi siamo tutti no, curiosi. No, il problema è che loro non sanno che io lo so, e questo è il punto. E allora che spara una storia... la bomba, Gabri. No, se non lo dicono loro, allora, io do un indizio se non lo dicono. Allora, facciamo così, facciamo un gioco. Una storia c'è stata, giusto? No, no. Ma siete bugiardissimi, no? Veramente stronzi, guarda. Ma scusate però, non è giusto, io non so niente, voglio sapere tutto. Ora vado ancora più a fondo, vediamo. Lui giocava a calcio, indovinato? No. Guardali, guarda. Ah no, ho sbagliato. No, giocava a baseball. No, no, giocava a Caretta. Andiamo a bere un bicchiere di vino. Lei credo fosse della zona Nord Italia, Piemonte. Ma scusa, però non è presente in questi quattro, quindi no, no, non sono qui tra loro, ma comunque la storia è finita. E quindi andiamo in pace. Sì, sì, però. Ma Edoardo invece no, si è innamorato, si innamorerà, no, credo, e fidanza. Com'è credo la situazione di Edoardo? Non lo so, l'ho sentito abbastanza incasinato l'ultima volta. Com'è la situazione sentimentale di Edoardo? Si potrebbe innamorare sull'isola? Guarda, in questo scusate sembriamo antipatici, però su queste cose cerchiamo di essere. Vabbè, un po'... no, ma potrebbe piacerle qualcuno sull'isola, cioè non. Niente di che. Ah, c'era qualcuno sull'isola. Non mi sembra neanche ci sia il genere Edoardo. Non c'è il genere Edoardo. E qual è il genere Edoardo? No, nel senso che comunque anche Edo è sicuramente un tipo particolare. Beh, questo l'abbiamo capito. Sì. Guarda, c'è lui, c'è Mattia che parla e gli altri che guardano il vuoto. Stanno fissando il vuoto. No, però prendetela a ridere perché comunque siamo nella leggerezza, non è che stiamo parlando dei massimi sistemi. Sì. E poi comunque nel cast due più di due belle ragazze ci. Beh, sì. Ce l'ha nominata, però cioè, nel senso una già pure. hai ragione. Beh, forse perché non gli piace abbastanza. Però... Ma aspetta, ma è iniziata ieri pure anche tu. Aspetta, cioè, facciamo che il mio. No, poi infatti, secondo me, non si può neanche capire ancora le dinamiche come si evolveranno, perché è veramente troppo presto. È il gruppo che si conosce al di fuori, appena inizierà ad esserci un po' di fame, un po' di problemi, probabilmente verrà fuori. Cala la libido, lo dicono lì sicuro, tutti. Lì è matematico. Dicono tutti che niente. Là, guarda, tutto. Io a memoria. Allora, faccio queste robe, guarda, mi faccio ridere da solo. Allora, diciamo che all'Isola dei Famosi è difficilissimo, no? Quindi, ragazzi, magari fra qualche anno convocano qualcuno di voi, prendete appunti su questa cosa importantissima che vi sto comunicando. No, non avendo gli zuccheri, non avendo le forze, avendo la testa soprattutto impegnata nel cibo e poi in altre mille problematiche legate comunque alla situazione dell'isola, che ricordiamo è tutto vero per chi ancora oggi mette in dubbio, è quasi difficile. Ci sono riuscite, almeno a mia memoria storica, solamente due coppie. Allora, la prima formata da Francesco Facchinetti e Ida Jespica, se non ricordo male.
La seconda, questa ne sono certo al mille per mille, formata da Soleil Stasi e Jeremia Rodriguez, il fratello di Belen. Io ne sapevo pure un'altra. Qual è? No, non la dire, perché quella non era... Cioè, so già quello che stai dicendo, però... So solo che ha vinto Vladimir in quell'edizione. No, ma chi stai dicendo tu? Belen con Rubicondi? Dicevano. No, ma va, no. Qualcuno che stava lì mi ha detto... No, assolutamente, no. Quelle sono stronzate, no. Stronzate? No, ce n'è un'altra che però non si può dire perché erano sposati, quindi però andiamo avanti. Ah, ho capito, andiamo, sì. Avanti. Ah, pure quella sapevo, sì. Andiamo, vabbè, no, basta. Quelle vabbè, ufficiali erano vabbè. Queste. Potremmo sapere di più, Esatto. Vabbè, ci vediamo, ragazzi, vi scrivo, ci vediamo a cena, se mi invitate. Diciamo che Parpiglia ha ufficializzato senza ufficializzare. No, ma io quello che so per certo lo dico, quindi se mi invitate a cena e pagate voi, io farò show. Almeno cucinate voi. Il jukebox, vi racconto una marea di queste stronzate. Che piatti cavalli di battaglia di ognuno di voi, vai, il piatto cavallo di battaglia. Laura, iniziamo dalle donne. Oddio, in realtà non ho un cavallo di battaglia perché mi piace sempre provare cose diverse. Di solito io quando faccio, ad esempio, cene private, io non porto mai piatti che ho già fatto e che so che funzionano. Cioè, c'ho un po' questo sadismo intrinseco in cui mi piace fare cose che non ho mai fatto, perché mi dà quello stimolo, un po' quell'adrenalina nel capire l'incertezza. Se poi piace oppure no, giusto? E poi si può sempre fare meglio, non potrò mai avere un cavallo di battaglia. Cioè, ogni giorno potrebbe. E allora dimmi solo se ti piace più fare un primo, un secondo, un aperitivo oppure un dolce. Probabilmente un secondo. Ah, okay. Un antipasto. Vai. Voi ragazzi? Mattia, vai. Io sono più sui primi. I primi, la pesca, comunque legato più al territorio, quindi cerco di sviluppare quella. Davvero, dai, infatti non la fanno la pasta. Vabbè, no, dai. Ma tipo, facci un piatto di... Che cosa ci cucineresti a me e a Gabriele in questo istante? Che piatto di pasta? Così ci viene una fame. Io dei caplet. Capretti? Dei cappelletti, no, Capelletti. In brodo? Ci sono 36 gradi esatto. A Roma. In questo studio dove siete? Ma scusa, ma voi dove siete? Siamo a Riccione. Siamo in un appartamento che sta festeggiando, cioè è un po' strana come cosa. No, infatti sono perché loro è il mio scusa. Regalo dei 40 anni. Ah, ok, infatti la prima domanda che non abbiamo fatto è stata: ma perché siete tutti insieme e dove siete? Questa è la cosa. Siamo in una zona di nessuno, cioè siamo nelle case di nessuno, siamo qui per una cena e farci 2 o 3 giorni insieme, perché me l'hanno regalato loro appunto. Che bello, a me mai nessuno mi regala un viaggio, una cena, roba del ma genere. Tu vai ovunque, sei appena tornato dalla Scozia. Hai ragione, no, il viaggio me l'hanno regalato al compleanno, ho detto una stronzata. Ecco, vedi, oh. Vabbè, gli altri due ragazzi, vai, Leonardo, Francesco, allora voi? A me i secondi principalmente, quindi di carne ma anche qualcosa di pesce, e il mio piatto forte è il piccione. Il petto di piccione. Mai mangiato il piccione? Neanche io. Perché sono perché sai perché non ho mangiato mai il piccione? Perché sono un impiccione. Sei un impiccio, mamma mia ragazzi, questo è proprio da la Zelig. Zero, pessimo. Era mi piazza. E tu? io esatto, le costine. No, perché appunto no, io sicuramente io, come si è visto nel percorso, non sono uno dei grandi impiattamenti, sono da gusto. Diciamo che io ho un timballo che le cose che mi piace fare più spesso, tipo il piatto della domenica, per me è un timballo di crespelle, tutte cose difficili, prosciutto, formaggio in questo caso, in questo periodo con gli asparagi, che è una stasera che fate ragazzi? Stasera che fate a Riccione? Scusate, state a casa? No? Vanno a ballare, vanno a mangiare, serviti riveriti, no? Allora, qui risentiamo. Stasera cosa fate? Stasera cosa fate a Riccione? Andiamo a cena in un ristorante, si chiama Da Lucio. Da Lucio, sì. Un ristorante un po' particolare che fa pesce, trattandolo un po' come si tratta la carne. Sì, esatto. Quindi va è bene. Molto interessante per prendere qualche spunto, ecco. Vedi, studiano sempre, sono bravi. Che bravi ragazzi, noi vi aspettiamo. Sono bravi ragazzi, comunque sono bravi ragazzi. Ma a parte li magari li coinvolgiamo nel percorso di Edoardo lungo quest'isola. Sì. Ma secondo me li vedremo anche in studio, magari faranno una sorpresa a Edoardo conoscendo come funzionano i meccanismi reality.
vi vedo già lì a salutarlo con un video da casa o con da una Riccione, carbonara in mano o da qualche parte, sì, sicuro, perché così lo faranno. O magari qualcuno va lì, perché potrebbe essere un'idea, potrebbe essere. Vai, vedi. Ragazzi, grazie mille, siete grazie, stati ragazzi. Gentilissimi, esatto. In bocca al lupo per tutto. E mi raccomando, godetevi la serata e questa amicizia bellissima, vedi, nata da un programma televisivo competitivo che invece ha creato unione. Eh sì, è un programma pulito. Brava. Soprattutto sembra per me il programma migliore che ci sia in Italia da un punto di vista di montaggio, costruzione, scelta di cast. Ma il buon cibo unisce, ragazzi. Masterchef è Masterchef. Eh sì. Ciao, grazie ragazzi, ragazzi. A prestissimo. Ciao. Grazie, ciao ragazzi. E allora Gabri, noi adesso tra un po' ci collegheremo con un altro grande protagonista dell'Isola dei Famosi, della prima Isola dei Famosi. Il nostro Davide Silvestri, no? Eh certo, lui è attore, ha fatto un sacco di cose veramente. Adesso è ritornato alla ribalta peraltro. Ecco, ma mentre la regia lo acchiappa, diciamo, lo collega. Che vogliamo dire, insomma? Che vogliamo dire? Vogliamo dire che, no, sai cosa? Mi è piaciuta veramente l'unione di questi ragazzi. È strano trovare dopo il reality persone che restino in rapporti, che ti fanno un regalo, che si trovino per studiare con la propria passione nonostante abbiano le proprie vite. Di solito dopo post reality, una delle cose più belle dei reality è quella di quando ci si dice fuori faremo questo progetto, faremo questo, faremo quest'altro, e poi non e appena niente. C'è ognuno per la strada, i gruppi, le chat di WhatsApp con chi è separato e chi si odia, però c'è pure chi si ama, si sposa e fa i figli, anche Rosalinda e Andrea Zenga, hai visto che carini, visto che lei in dolce attesa. Sì. Ma invece Sonia, l'hai sentita dopo questa prima puntata come opinionista super Sonica all'Isola dei Famosi? Guarda, che ti l'ho ha sentita detto, ieri sera prima della puntata, non dopo, perché oggi ho una giornata abbastanza incasinata e secondo me è contenta, perché me ne rendo conto anche da quando posta. E secondo me è stata molto brava Sonia, il suo lo sa fare, non gliene frega niente del compiacimento, interessa dire la sua. Esatto. E onestamente posso dirti una cosa, vedere un opinionista che dice le cose che comunque nell'80% dei casi sono anche scomode e che da casa comunque le pensi. Esatto. Diciamo che dopo Cesare Buonamici mancava una Sonia, ecco, mettiamola così, almeno sì. Questo è il mio parere. Dario Maltese, devo dire, invece sta sul pezzo, non fa come Cesare Buonamici. No, mi è sembrato, sembra che l'abbia studiato, ha studiato il programma, si è calato nel ruolo panni. L'ha fatto il giornalista, ecco, ha fatto proprio il giornalista chiedendo anche spiegazioni, cioè si è calato nel ruolo. Sì. Senti, sì. Ma invece Vladimir, che faceva sempre queste insinuazioni a Sonia di Greta e Bonolis, le cose, un po' certo tutto, Sonia gli ha fatto: oh, a Vladi, famo se a capisse, no? Ma tra l'altro Greta conosco benissimo anch'io, conosco il fidanzato. Quindi diamo lo scoop a favore di Camera. Greta è strafidanzata con un regista. Lei era fidanzata prima con un nuotatore che aveva lasciato Rossella Fiammingo d'Otto, se non sbaglio, non vorrei sbagliare il nome. Che aveva lasciato Rossella Fiammingo per lei, poi lei ha lasciato lui e si è fidanzata con un regista conosciuto proprio credo durante una delle trasmissioni che ha fatto negli ultimi periodi, perché lei ha fatto anche con Carlo Conti Tale e quale, ha ballato anche per Carlo Conti. Quindi è fidanzatissima, convive. E vedremo, però sai, i reality mettono a dura prova gli amori, non sempre. Infatti lei poi è bellissima, devo dire, ha pure detto è bellissima ed è fortissima. Io tra l'altro quest'estate a Formentera ho fatto qualche giorno, lei è venuta in vacanza con le sue amiche, siamo amici, è veramente bella, veramente bella. Ti sei un po' innamorato? No, per un cazzo, niente, zero. Ah, ok, vabbè. Ah no, che ne so, può essere. Stavo dicendo per un cazzo. Senti, però è arrivato Davide, è arrivato. Oh, è arrivato il mitico Davide. Lui è stato il protagonista della prima edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, visto che siamo in tema di isola, quindi Un'altra isola. Ma dov'è Davide? Davide, ci sei? Ciao Gabri, ciao Turchesa. Eccolo qui, sei arrivato con la musica dell'isola, senti un po'. Bellissima, Gabri, non dire parolacce, cazzo. Sai che sembri collegato dall'Honduras con questa musica. Gabri, ma sai che io l'ho chiesto, io avrei voluto farla l'isola ancora.
Mi hanno bocciato. Pensa che hanno chiesto di rifarla, di farla rifare a Loredana Lecciso e non a Davide Silvestri, che è stato un grandissimo naufrago, che è arrivato in, sei arrivato terzo. Senti, ho fatto 50 giorni su 55. Mamma mia, che cosa era, ti ricordi? Com'è cambiata ieri, oggi? Guarda, che cosa... è stata un'esperienza televisivamente, vabbè, a parte i film, a parte le fiction, però la più bella che io abbia, che abbia mai fatto, un'esperienza che io ricordo ancora con molto, con grande entusiasmo e positività, la ricordo con poca fatica, una gioia immensa, poi ero giovane, poca era fatica, la prima edizione, non si sapeva che cosa sarebbe successo, davano il programma, la chiusura del programma la vendevano proprio per, è vero, mi ricordo, vero, che già la seconda puntata, quando non era partito, c'era il rischio, già si parlava di critiche, di flop, eccetera eccetera, e poi invece, esatto, credo che la finale 3 milioni aveva... e mezzo, 35% di share l'ultima puntata. E chi ha vinto? Walter Nudo. Walter Nudo in finale contro con Giada De Blanc. Giada, che poi io e Pappallardo siamo usciti terzi e quarti insieme nello stesso giorno nel giro. Senti, di, ma l'hai più sentito, ma, Davide, per curiosità, ma l'hai più sentito Pappallardo? Ma lo vuoi sentire? Lo vuoi uno scoop bello su Pappallardo? Vai, sì. Allora, Gabri, io praticamente prima del GF o dopo, dopo il GF, quando sono uscito, ho detto: ma sai che in realtà la stronza un po' mi manca, ma io devo chiamarlo, non lo sento più da una vita, era arrabbiato con me, non lo so. Allora dico: fammi chiamare Laerte. Chiamo Laerte e dico: Laerte, ciao, sono Davide, vorrei parlare con tuo papà, io non lo sento da ormai 10 anni, vorrei sentirlo. Ma senti, ti do un numero, prova a chiamarlo. Mi dà il numero, chiamo, pronto. Adri, sono Davide. Sono Davide Silvestri. Tu. Ma perché? Non ho capito. Chiedeteglielo a lui. È incazzato ancora con me, non lo so perché, ma chiedeteglielo a lui. Eravamo ti giuro, sono è ancora arrabbiato. Ma Gabri, perché questa discusso. Non te l'avevo mai raccontata. Sto mai, quindi no, scusa, allora ricapitoliamo. Non perdona, ricapitoliamo, cioè. Tra l'altro, aspetta, aggiungiamo Pappallardo, non ricomincia. Dimmi. Ma chiamo Laerte, gli dico: Laerte, scusa, io l'ho chiamato, ma guarda che mi ha attaccato il telefono. E no, sì, no, beh, ma è perché era incasinato, avevo appena fatto un incidente in macchina ed era incazzato. Ah. Se no non è vero, non mi voleva. E non hai provato a richiamarlo per vedere se era vero, magari? No, ha paura. Scusa, ma facciamo un appello ad Adriano Pappallardo. Adriano Pappallardo, perdona Davide Silvestri, che non ti ha fatto niente. Cioè, Si è arrabbiato perché? Ma esattamente. In realtà io lo so forse perché, però non lo so, lui è comunque particolare. E perché? Perché finalmente dopo 200 anni, diciamo. Cioè, si scuppe retroattivo. Perché io cercavo di... Io riuscivo... all'insaputa della produzione dopo 20 anni, dopo 20 anni, dopo 21, io magari rubavo dai turisti, ci mi facevo lanciare da mangiare. Dopo lui, dopo un po' l'ha scoperto, mi dice: brutto, quindi prete, tu ti facevi lanciare da mangiare ai turisti che passavano. Allora, praticamente ad un certo punto della storia, cioè noi ci siamo accorti che il programma andava bene perché c'erano i turisti che andavano a Santo Domingo, venivano con le barchette e venivano a cercarci, proprio come se fossimo allo zoo. Loro passavano e c'era la produzione che li inseguiva con le barche, con le lance, li faceva andare via. Però quando capitava che io magari mi trovavo da solo su un altro isolotto, perché io Adriano e Walter nuotavamo ore e ore per andare su altre isole, su altri isolotti, la produzione non c'era sempre, ogni tanto passava qualche turista, quindi magari noi dicevamo, una volta mi ricordo che erano passati, ci hanno visto su questo scoglio, eravamo tipo delle foche, no? E ci urlano: Davide, Adriano, noi, ciao. E noi gli abbiamo urlato: ci avete pasta, spaghetti, sigarette? Fa: no, niente. Abbiamo cominciato a lanciare i sassi. Ma ti prego, tipo gli animali feroci. Diciamo: andate via. Invece c'era qualcuno, una volta, che magari io ero da solo e mi ha lanciato mi sono fatto lanciare una bottiglia con dentro la famosa sigaretta, quella di Adriano. Adriano a un certo punto diceva: io voglio le sigarette. La moglie fa: ma perché Adriano, se non fumi le sigarette? E poi non ricordate? Sì, certo, mi ricordo, assolutamente, certo. Sì. E perché una volta mi hanno lanciato una roba, io l'ho messa dentro una bottiglia di plastica
e gliel'ho portato di qua, di guarda cosa, cosa ho per te, cosa ti regalo, e ha fumato la sigaretta. No vabbè, io, ma... io dietro a distanza ragione, ragazzi, di ma che bello anni. Però era bella quell'isola, incredibile, lì incredibile. Ma c'era pure Zekila in quello, era quella no, volta no lui no, dopo Zekila, no, dopo Zekila. Ah, ok, Zekila anni dopo, dopo quella anni anni dopo senti Davide, c'è la cosa bellissima era che ovviamente eravamo, dovevamo stare attenti nel senso a quando capitava che arrivava il turista uscivamo per caso a volte, ma una volta invece ho trovato per assurdo una bottiglia di Coca-Cola a metà in, che galleggiava in acqua. E l'hai bevuta? No, non mi sono fidato, era ah, infatti, esatto, però. Meno male. Però, però tante volte davvero lì eravamo in un parco naturale, quindi trovavi un pochino di tutto. Io una volta avevo trovato delle chiavette di plastica carina, dei giocattoli che ho regalato, una per ogni colore ai finalisti. Ma le mangiate? No, era plastica bellissima, tra l'altro ce l'ho ancora, tipo era una chiavetta quella dei giochi dei bambini, però l'avevo era trovata in spiaggia, cose era meno dura forse prima l'isola, o sbaglio? Era meno dura, era più era dura molto più me... A noi sì, la produzione non ci dava nulla, non ci davano il riso. Il riso è da contratto, ti danno un pugno di riso ogni persona. Le vitamine, giusto? Vitamine nell'acqua, i sali minerali. I sali, giusto? Ok. Sì, sì. Però poi il resto nulla. Io posso garantire anch'io a chi ancora adesso mi chiede. Ma e cosa hai mangiato di più orrendo quindi tu all'isola? È l'ultima, mi ricordo, le ultime puntate ci avevano fatto mangiare a sorpresa, perché era dentro praticamente, loro te lo facevano mangiare e poi ti dicevano scopri che cos'è ad occhi chiusi. Sì. Avevo mangiato, mi sembra, un serpente. Oh mamma mia, mi sembra che avevo mangiato ma un serpente, ma veramente. Senti, io comunque ho l'ultimo... essendo il 2003 ovviamente i video non sono proprio, però ho preso un pochino di video di quella tua isola in cui parlavi poi di un tatuaggio. Adesso noi ci fermiamo un attimo, abbiamo il GR, poi rientriamo con questi video perché sono curiosa di sapere se sto famoso tatuaggio ha mangiato un serpente. Ma io... sì, chissà se sto tatuaggio col falco se l'è fatto o non se l'è fatto. Non lo so. Non ci rispondere adesso, rispondici dopo il GR, va bene? Un minutino, Davide, torniamo. Okay, ciao. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Isola dei famosi. Settimana difficile per Davide. Mi sento strano, mi sento perdente. Nonostante l'aiuto dei compagni. Sei giovane, un ragazzo di successo, stai lavorando, fa impazzire tutte le ragazzine. Cosa vuoi? Dai, da 10 anni che non piango. Deve fare il disegno del tatuaggio, non so se avete sentito parlare del tatuaggio. Sì. Che mi voglio fare quando esco. E quindi Simona, se mi puoi aiutare, io ho fatto l'appello a tutti, tutti i ragazzi che sanno disegnare, che mi riesce a fare una chiave di violino con le ali di fianco, però del falco le ali, perché qua sono soprannominato il falchetto. Va bene, io non hai altro che pensare, a me mi fa molto piacere, cercheremo questo tatuaggio. Sì, avventura. Fammi sapere poi, Meno male che si parla di ste cose. Eccoci qua sempre con Davide Silvestri, questa era una piccolissima parte della tua isola con questo tatuaggio, ma te lo sei fatto o non te lo sei fatto questo tatuaggio? L'ho fatto e c'è anche la diretta che lo conferma, perché è stato fatto in diretta televisiva. Ah, proprio lì, così. Dopo un paio di puntate Simona mi ha detto, Davide c'è una sorpresa per te. Mi ha detto, cosa è successo? Mi ha dato un foglio, un libro con dentro il tatuaggio, che diversi disegni, diverse forme del tatuaggio che gli avevo chiesto. Mi fa, scegli. Io ho detto, vabbè dai, adesso lo guardo con calma, poi tanto una volta che arrivo in Italia. Fa, no, devi scegliere subito. Ho detto, ma perché? Ma girati. Mi sono girato e c'era il suo tatuatore, che si chiamava Romano. Ma pensa ancora. Tu, e quindi ce l'hai ancora addosso, tatuato sulla pelle, quello è il tuo ricordo dell'isola. E guarda, si vede in questa foto, lo vedete? Sopra lì. Ah sì, ah, guarda, certo. sì, cola, sì. Vedi, ma che bello! Sopra l'ombelico si vede ancora, eccolo lì. Cioè, sotto l'ombelico, scusate. Che sono praticamente una chiave di violino con le ali del falco. E Simona mi fa, ricordi, devi farlo al volo, devi scegliere, che c'è Romano che è venuto dall'Italia apposta per te per tatuarti, e mi ha fatto questo regalo bellissimo. Mi sono tatuato in cueva, dentro la cueva, in diretta televisiva. La cueva, c'era la cueva, che in bello, effetti, non bello, c'era bello. La palapa, la cueva.
che bello. In tutto questo mandiamo un abbraccio fortissimo a Simona veramente Ventura, che il suo motto è vita per lei, cioè nonostante abbia avuto un piccolo problemino al viso, lei comunque è andata in diretta, non si ferma, è gaiarda e tosta, super Simo sempre forever. Sentire la voce di Simona all'Isola dei Famosi ti fa sentire l'Isola dei Famosi proprio, sì, sentire la sua voce. Cioè per me, e poi c'era lei e Marco Mazzoli, cioè, no scusami, Marco Mazzocchi, non Mazzoli, Marco Mazzocchi. Inviato, sì sì, giornalista Rai, sì sì sì. Comunque Vladimir Luxuria è stata davvero una grande ieri a cominciare, e anche davverissimo a ringraziare Simona, la trovo veramente una persona sempre di un'umiltà, Vladimir, incredibile. Ha ringraziato Simona Ventura perché senza di lei, lei non avrebbe mai fatto l'Isola, non l'avrebbe mai vinta, e quindi è stato l'inizio. Poi è stata inviata, ricordiamoci, Vladimir, credo per due edizioni dell'Isola, e in più aveva in più aveva anche condotto già una puntata quando l'avventura volò all'Isola, perché c'era Nina Moric come concorrente e Simona disse che c'era stato un problema col suo ex che era andato via con Belen a Disneyland a Parigi, però Vladimir, diciamo, aveva sostituito Simona in quella puntata come conduzione. Non vorrei sbagliarmi, guarda, vado a controllare. Comunque sono sicuro. È stato bellissimo perché Vladimir ha ringraziato Simona le ha mandato un videomessaggio stupendo dicendo: adesso siamo in due, deve essere state sia conduttrici che naufraghe. L'ho trovata una cosa meravigliosa, come ho trovato meraviglioso che Vladimir abbia salutato tutte le conduttrici che l'hanno preceduta, anche insomma Nicola Savino e poi Alessia Marcuzzi e Larry Blasi. Brava Vladimir, elegantissima, sul pezzo. Io promuovo a pieni voti la sua conduzione e questa prima puntata dell'Isola dei Famosi 24. Io volevo Davide sull'Isola, Davide, ti volevo lì. Guarda, magari io la farei, ma non mi nascondo, dirò anche, l'ho anche chiesto, mi sono anche proposto più volte. Io è un'esperienza che rifarei proprio, anche perché avrei proprio voglia, cioè lì è un gioco, a me piace la sport, anche essere sportivo, cioè gioca, ci sono le prove di forza, quindi le ma gare, potrebbe raggiungere l'Isola anche in corso d'opera, tu dici, Gabri? Davide, no, quest'anno adesso? Guarda, quest'anno sì, sono partiti tardi, sono se non erro con i raddoppi 12 puntate. Consiglia che anche da un punto di vista televisivo e stagionale siamo già al 9 di aprile, quindi verso la fine. Però non, l'Isola non finisce qui. Non lo so, so che la prossima puntata inizio, cioè o concorrente dall'inizio, sennò beh, non ha senso. Bravo, ma, bravo. Non è la stessa cosa. Senti, quindi comunque tu Davide hai cominciato la tua carriera insomma da piccolissimo, no? E, peraltro sei cugino, io amo i Modà, amo, sono cresciuta con la loro musica, tu sei il cugino anche di Checco, salutiamolo Checco, esatto. Mitico, eh? E anche okay. socio di birre artigianali. Come va la birra? Come va? Alla grande, sta andando molto molto bene, quest'anno poi mi sto dedicando, visto che sono finalmente in pausa dalle altre cose, mi dedico totalmente alla birra, quindi sto cercando di lavorare, di raddoppiare il mio lavoro, la mia distribuzione. L'hai bevuta mai la birra Lira di Davide? Io no, perché devo dire la verità, la birra ah già non si mi astemia piace. Lei beve solamente rosé perché è ricca, milionaria. No, ma che la birra non mi piace. Mio padre era patito della birra e un giorno per sbaglio me l'aveva messa nella bottiglia di Coca-Cola, mi sono sbagliata, me la sono bevuta sgargarozzo, mi sono ubriacata a 15 anni ma con va, la birra. Ma non ci la birra ubriata, ma giuro, io mi sono ubriacata con la birra, ve lo giuro. Vabbè Davide, manda due casse qui che invece io e la regia gradiamo, giusto regia? Regia conferma, sì. Roma, non Milano siete. Siamo a Roma, poi ti mando l'indirizzo, non ti preoccupare. Guarda questo Gabri, guarda. No, io la compro. Gabri è il mio sostenitore. Gabri, io mi ricordo che è l'unico, sì, l'unico, il primo che mi ha sostenuto durante il periodo della brutta pandemia che abbiamo avuto. Che mi ha aiutato, io facevo consegne a domicilio a casa delle persone e Gabri è stato un grande perché mi ha aiutato a sostenere la mia. Vabbè, noi siamo amici e rimaniamo amici al di fuori da tutto, lo sai. Quindi, quindi se l'è bevuta, da lì l'ha cominciato a assaggiare e gli ho raccontato tutta la mia storia. E poi mi sono letto tutta la tua storia perché c'erano tre gusti, tre tipologie di sapori diversi, quindi bello questo, bellissimo. Devo dire complimenti, e poi è stato un po' il tuo modo per affrontare un momento di stop, no? Dai riflettori, dal cinema, dalle fiction, perché noi ti abbiamo visto super protagonista, peraltro hai cominciato con Vivere e
sei quindi entrato in contatto con Beatrice Luzzi, indiscussa protagonista di questa edizione del Grande Fratello. Mi ero dimenticato, è vero. Sì, con Beatrice, la mitica Luzzi, che ha dato del filo da torcere un pochino a tutti, li ha fregati tutti in questo GF. Io l'ho detto che sarebbe stata Peperina, quindi avete avuto la conferma, è stata bella, bella tosta. Ma tu l'hai conosciuta? Dimmi un po' qualcosa di lei, raccontaci qualche cosa che non sappiamo del set di Vivere con lei. Guarda, mi piacerebbe potertelo raccontare davvero, perché poi so che Gabri è guazza, quindi, però purtroppo con lei io non ho avuto, nel senso, ci ho lavorato per io ho fatto Vivere dal 98 al 2004, però io con lei avevo non so se vi ricordate Vivere, c'erano diverse famiglie e io con la sua famiglia interagivo, ma non con lei, ma con la ragazza più giovane, perché lei era di un'altra fascia di età, quindi il mio personaggio, ti sentiamo un po' non male, interagiva con lei set, io ero più non interagivo tanto con lei sul set e fuori non ci siamo mai frequentati. Io mi frequentavo molto e spesso di più con quello che faceva mio papà, che è Giorgio Ginex. Io mi frequentavo sempre e solo con lui e Mavi Felli, che era mia madre, e poi con la sorella del personaggio che faceva di Eva, cioè Beatrice Luzzi, che era Manuela Maletta. Io mi frequentavo con queste tre persone. Quindi neanche Sara Ricci, l'altra che aveva fatto, insomma, è entrata nel Grande Fratello quest'anno, l'altra sempre di con Vivere. Sara Ricci un po' più confidenza, ho fatto qualche, ci siamo divertiti, abbiamo fatto qualche serata insieme di che vuol dire, scusa? Confidenza in che senso? No, che abbiamo magari, mi ricordo che siamo andati una volta a teatro insieme o qualche cena insieme. Io mi ricordo addirittura, anzi questa ve la dico, tanto Sara si diverte. Io quando dovevo fare ancora, io ho iniziato a Vivere che avevo 16 anni, ok? A un certo punto ho iniziato, quindi con dai 16 sono arrivato ai 18, quindi verso i 18 ho detto no, Sara comunque era bellissima, mi piaceva un sacco, poi io ero giovane, lei era più grande, dicevo no Sara, io ti voglio baciare, io ti devo baciare, le fa Davidino, quando farei 18 anni un bacino te lo darò, e poi alla fine mi sembra che ai 18 anni ci ho fatto a strapparle un bacio in una serata. Solo un bacio, non ci crediamo, no. Non so come mai. Ma Davide, era un bacio goliardico. Sei informissima, non ti ci hai regalato veramente una serie di un bacio goliardico, però che... scusami, francese o non francese a questo punto? Spiega francese o non francese. No, lingua o non lingua? No, era un bacino a stampo, che era stato il regalo dei miei 18 anni, ho detto no Sara, io un bacio te lo devo dare per forza, certo. Gliel'avrei dato anch'io, comunque. Senti, perché... ma scherzi, bellissima ieri e oggi, bellissima, una delle donne più belle, assolutamente. Cioè, vi piace più Sara di Beatrice? A me no, non hai capito, Sara Ricci, proprio io che guardavo Vivere, come abbiamo stessa età con Davide, quindi lo guardavo da fan a casa, cioè per me era tipo... ai livelli di Sabrina Salerno siamo in quella roba lì, poi io le baciavo, nel senso, io poi le baciavo le altre, cioè avete sognato Sara Ricci, sogni erotici, bravi, assolutamente, più poi io ho capito, io baciavo la sorella di Sara nella fiction, intendo i personaggi, però dicevo fuori dal set Sara non potrò mai baciarla sul set, perché chi era la sorella, chi la interpretava? E allora Sara, se non, no aspetta, no, la sorella, no, Sara aveva Alice, se non ricordo male, Sara aveva Alice, che era Alice, la fidanzatina. E Alice chi era? Alice Gherardi. Alice Gherardi. Aspetta, però mi sto confondendo. Sai che forse Sara non era della famiglia esterna? Vabbè, era un casino. Vabbè, c'erano troppe famiglie in questo Vivere. Era una vita complicata. No, sì. Lei era. Prova a vedere, Gabri. Si cerca un attimo la sto Alice cercando che... Alice Gherardi. Cosa devo cercare? Alice Gherardi, sì. La sorella era. Vabbè, sorella. Quindi però Beatrice Luzzi l'hai seguita, ti è piaciuta, avresti voluto che chi volevi che vincesse questa edizione del Grande Fratello, tu che sei stato un protagonista indiscusso? Allora fammi pensare chi è che c'era. Bea alla fine, diciamo che meritava comunque di vincere, perché per quello che ha fatto, per quello che ha fatto per il programma, diciamo che se l'è giocata molto molto bene, quindi... comunque non sbagliavi. Adriana Gherardi era Sara Ricci. Adriana Gherardi, bravissimo, esatto. E Alice era Francesca Bielli, esatto. Senti, ma parliamo del tuo Grande Fratello, a parte il fatto che adesso, allora, abbiamo la locandina del tuo film che hai presentato a Venezia, che è stata un po' la tua rinascita, il tuo ritorno, no, al tuo primo cast, gran al tuo cast, primo gran amore film. Nina e i lupi, no? Un fantasy thriller. Nina dei lupi. Nina dei lupi.
Nina dei Lupi, un film di Antonio Pisu e produzione Genoma Film. È stata un'esperienza fantastica, perché dopo il mio ritorno dal Grande Fratello sono ritornato in pista con questo film e questo personaggio bellissimo, bellissimo, che ringrazio ancora davvero Antonio. Di solito sembra quasi banale fare i ringraziamenti, no? Però questa volta invece ci tengo, perché Antonio è un ragazzo giovane, è un personaggio molto divertente e mi ha risollevato anche dall'umore di voler fare certe cose. Io penso che non volevo neanche fare il provino, perché era sotto il matrimonio, periodo del mio matrimonio, mi stavo per sposare. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda Davide, c'è questo personaggio bellissimo, e il suo assistente alla regia, Enzo Russo, mi ha detto: c'è questo personaggio bellissimo, devi fare il provino. Ho fatto: guarda, non riesco, io tra l'altro devo tra qualche giorno mi sposo, non posso venire a Roma. Dai, per favore, fammi un video provino, non tagliarti la barba, che tra l'altro mi sarebbe dovuto sistemare la barba da lì a poco. Ho fatto il video provino e Antonio mi ha voluto vedere di persona. Da quel momento mi ha detto: guarda, non tagliarti più la barba fino a che non decidiamo. Sergio Rubini, Cesare Bocci, chi altro Cesare c'è? Bocci, grandissimo, cioè, sono personaggi fantastici. Senti, ma lo vedremo in streaming? Guarda, notizia fantastica, finalmente, siccome è andato è uscito in pochissime sale, purtroppo, perché la distribuzione nostra era molto piccolina, è stato confermato, quindi ho chiamato oggi Antonio, ho detto: Antonio, posso dirlo? Sì, è stato comprato, hanno firmato con Sky, quindi presto, non si sa quando, ma potremo vederlo su Sky. Quindi chi non l'ha visto potrà vederlo finalmente su Sky. E sono veramente felice. Dai, allora facciamo una serata e lo guardiamo insieme, va bene Davide? Una super notizia. Ce la raccontiamo su. Facciamo una diretta. Bene, va bene. Allora va ci bene. Fermiamo per 30 secondi e rientriamo con un pezzo. Davide, lasciamolo. No, volevo rientrare. Devi lavorare. Davide, puoi rimanere, che volevo mettere un pezzo del tuo film, appunto. Dai, allora 30 secondi e poi ci vediamo un pezzo di questo film. Vai. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Radio Cusano. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Ehi, principe azzurro. Tu sei la figlia d'Alfredo? Sì. Lo sai chi sono io? Stiamo guardando il video di Davide, eh? Che cosa ti hanno raccontato? Non mi hanno raccontato niente. So solamente che Marco e Alfredo non sono i miei figli genitori. Nient'altro? Continuavo a raccontare la sua solita bugia. E non è vero.
non si ricordava niente. Non è vero. Io li ho sentiti gli spari quel giorno. Papà! L'ho visto correre. Qualcosa. Raccontava la storia che mio padre se l'aveva inghiottito la terra. Non è vero. Questo è quello che raccontavo. Che bello. Voglio sapere la verità. Davide, bellissimo deve essere questo film. Non vediamo l'ora veramente di vederlo su Sky. Ed è stato un po' il tuo ritorno insieme alla tua splendida moglie a Venezia sul red carpet. Abbiamo anche una vostra splendida foto. E tutto questo, insomma, dopo l'esperienza al Grande Fratello, vinta da Jessica Selassie, la salutiamo, la nostra Jessie, e tu sei arrivato secondo. E parlando del Grande Fratello, visto che ti abbiamo qui, io se vuoi c'ho sia il tuo best che la tua presentazione, ce lo vogliamo un po' vedere e poi commentiamo con te. Voglio sapere con chi sei rimasto in buoni rapporti. Vai, vediamoci la tua presentazione al Grande Fratello e poi mi dici, vai. Sono Davide Silvestri, ho iniziato giovanissimo a fare l'attore all'età di 16 anni. Vi ricordate vivere con la cosa un po', lo sguardo finale, quello un po'... Lì la mia vita è cambiata, ho fatto boom! Dopo vivere ho fatto tantissime belle cose, capito? So già tutto. Ho mai dato problemi a qualcuno? Grande Fratello, di ragazze belle, mi sa che con quello avete esagerato, eh? Quando vedo qualcosa di... il nostro gesto sarà questo. Eccoti qua, che effetto ti fa rivederti, no? Nella presentazione. Mi sentivo un cretino, dai, mi sembro. Come sono io. Ero io. Inizialmente non ero troppo preso sul serio, perché io sono così davvero, sono così cretino sempre. E quindi sembrava quasi qualcuno temeva o pensava che io stessi... Mi hanno capito dopo che stessi facendo il personaggio. E dopo sono stato più capito all'interno della casa in te. Senti, ma rapporti veri l'hai creati? Con chi? Guarda, allora, io mi sono sentito, ho invitato al mio matrimonio. Scusate, c'ho una chiamata sotto, non so se si è interrotta la telefonata. No, vai. Che mi vedete. E ho invitato al mio matrimonio, Jessica, Jukas, Baru. E poi mi ero perso un altro scoop, poi si è visto. Mi ero perso un pochino di vista con Alex Belli. Perché per varie vicissitudini così ci siamo un pochino, mi ero allontanato un pochino da quello che era successo all'interno della casa, dallo show, mi dava un pochino, non mi era piaciuto molto, così avevo deciso di prendere le distanze e poi a distanza di tempo ci siamo risentiti. Ma veramente vi ho fatto fare pace, io devo essere sincero. Su questo scoop ci interrompiamo un attimo e ritorniamo subito. Aspetta. Su questo scoop. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Ideato e condotto da Turchese Baracchi. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con voi. Allora, c'è Davide che è in collegamento. Dobbiamo lanciare però le breaking news, giusto? 120 secondi ancora, vai. L'informazione di Radio Cusano Campus. Sport News. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva. In apertura il tennis, perché è ufficiale, Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, si è ritirato da Monte Carlo. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore spagnolo attraverso il suo profilo X. Poi la conferma dell'ATP. Problemi al braccio destro per lo spagnolo. Al suo posto, come lucky loser, entra Lorenzo Sonego direttamente al secondo turno, che affronterà mercoledì il canadese Auger Aliassim. Rimaniamo nel tennis, perché non ci sono buone notizie per Matteo Berrettini, che saluta il Master 1000 di Monte Carlo al primo turno. Il fresco campione di
Marrakech cede in due set contro un ottimo Miomir Kecmanovic. Poco da fare per Berrettini, reduce da una settimana durissima in Marocco, è arrivato di fretta nel Principato. Domenica giocava la finale contro Karbaï Baena, oggi ha rincorso di fatto fin dalle prime battute della partita. Passiamo al calcio, perché il giudice sportivo, dopo che in mattinata aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura della FIGC, ha sanzionato con una multa di 5.000 euro Gianluca Mancini per l'episodio di fine derby di Roma, quando il difensore giallorosso è andato un po' oltre nei festeggiamenti sventolando una bandiera della Lazio con l'effigie di un topo. Gerardo Mastandrea ha inoltre chiesto alla procura un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e religiosa delle tifoserie di Roma e Lazio nei confronti di Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi. Rimaniamo sempre in tema calcio, perché alcuni calciatori del Crotone nella giornata di ieri sono stati aggrediti in spiaggia e colpiti con spranghe e bastoni da un gruppo di cosiddetti tifosi insoddisfatti per il rendimento della squadra. I giocatori sono stati avvicinati da una ventina di teppisti che li avrebbero insultati, aggrediti e picchiati. Il più giovane tra i calciatori avrebbe riportato la frattura dello zigomo. L'episodio è avvenuto il giorno dopo la sconfitta casalinga all'Oscida contro il Brindisi, ultimo in classifica e già retrocesso. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra mezz'ora. Radio Cusano Campus All News. Ogni giorno, 24 ore su 24, in tutta Italia. Ti teniamo aggiornati su tutte le principali notizie. Resta sintonizzato sul mondo. Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio. Eccoci qua, eccoci Davide. Scusaci, ma ci sono tutte queste breaking news. Marcello Riotta, il nostro direttore artistico, ha voluto rivoluzionare tutta la nostra radio e siamo qui pronti anche a dare informazioni ogni istante ai nostri ascoltatori. E quindi, insomma, questo grande fratello, dicevamo che grazie a Gabriele hai fatto pace pure con Alex Belli. Sì, eravamo... Gabriele, la dico tutta? Vabbè, tranquillo, io non ho segreti. Eravamo a fare un bellissimo momento di relax e ci siamo trovati a Bormio, alle Terme. E a un certo punto parlavamo di Alex e Gabri mi diceva: ma perché sei incazzato, ma devi fartela passare. Dico: no Gabri, io sono così, quando mi fai fare una roba, ma no, no, io non chiarisco, no, no. Mi fa: aspetta un attimo, aspetta che gli scrivo. Dai, sono qua con Davide, non mi ricordo cosa gli ha scritto. Gli fa: dai man, sentiamoci subito, così fa, vedi, avete fatto pace, basta, ci siamo sentiti, poi ci siamo visti. Ma anche con Soleil, perché poi no, con Soleil come vanno i rapporti? No, con Soleil non mi sono mai più sentito. Ah, ok, quindi stop relationship. E con Katia? Adesso magari Gabri ci farà far pace, dai Gabri, ci farà far pace. Ora la chiamo, ora le scrivo, ora le scrivo. Facciamo pace, Turchesando fa fare pace a tutti. Dai, vediamo, poi ritorniamo con Gabri e Soleil, vediamo, torniamo con Gabri, se Gabri ce la fa. Ecco, se Gabri riesce bene, in questa impresa, no, dici bene, che si può fare. Appena arrivo a Milano ti chiamo, comunque, detto tra noi, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vabbè, ma invece Jessica e Barù, era questa coppia che tanto tutti volevano insieme, invece niente, tu non sei riuscito, essendo entrambi i tuoi amici, a fare in modo che... No, scusate, adesso io questa cosa invece ci tengo a dire. Allora, siccome sono stato, fra virgolette, dai, odiato per questa storia, perché pensavano che io mi stessi mettendo contro... che io stessi mettendo i bastoni tra le ruote tra loro due, In realtà col senno di poi tutti i Gerù possono confermare che avevo ragione io, che era una storia che purtroppo non esisteva, nel senso, da parte di Jessica sì, Jessica sicuramente era molto presa, però non era una storia che non sarebbe mai esistita. Ma io lo dicevo, ma non per cattiveria, lo dicevo perché guardavo in faccia la realtà, nel senso, captavo che c'era qualcosa che non avrebbe mai funzionato. E adesso, anzi, mi piacerebbe che quei famosi Gerù, che dicevano che io mi ero messo contro di traverso ed era per colpa mia che loro non stavano insieme, adesso vorrei vedere che cosa dicono, cioè che ora quindi possono dar conferma che io avevo ragione, che era una storia che non esisteva. Quindi colpa di uno, colpa dell'altro, non lo so, ma non era, sicuramente la colpa non era mia, perché questa storia non sapevo che non sarebbe mai esistita. Quindi avevo ragione oppure no, che non si sarebbero mai messi insieme? Domanda per i Gerù. Aspetto una risposta da loro, aspetto una grande risposta e magari anche delle scuse da parte loro, perché molti mi hanno attaccato anche ingiustamente senza motivo. Qualcuno di loro invece, molti di loro mi hanno scritto dicendo: guarda Davide, io sono una Gerù, devo dire che hai ragione tu, scusami per quello che ti abbiamo detto, per come ci siamo comportati, avevi ragione tu. Avevo ragione io, appunto, basta. Ma perché queste fan base si affezionano alle coppie, no? Che idealizzano e diventano... Ma ci sta, però adesso diamo tempo al tempo, adesso il tempo c'è stato,
Quindi io parlo col senno di poi, non con secondo me. Ma sai, Davide, una cosa, cioè il punto è che tu ti puoi anche affezionare, ti può piacere l'idea di innamorarti di un qualcosa che poi diventa lo specchio riflesso di magari un qualcosa che vorresti vivere tu nella tua vita reale, e invece la vedi trasmigrata in televisione e dici quella cosa è bellissima. Questo però non deve mai superare il livello di tossicità, cioè le fanbase non devono diventare tossiche, e questa, certo, è la cosa principale. E, esatto, e perché poi si scatenano in offese, si scatenano in haters, si scatenano in bot, si scatenano in tutto un mondo che non ha minimamente senso di esistere. Quindi, c'hai ragione. Però devo secondo dire, me Turchese dovrebbe fare una cosa, dovresti. Visto che Jessica se la sera lavora qui, chiamare Jessica, richiamare Davide e dire chi aveva ragione alla fine. Ma guarda, Jessica probabilmente mi darebbe anche ragione, ma lo sapeva già. Infatti, io non penso che sia da parte di Jessica, ma nel senso, ma Jessica secondo me sta tranquillissima ormai da tempo, che proprio non gliene può fregare di meno. Ma io sono sicuro che Jessica mi darà ragione, sono sicuro, guarda, al 99% che mi darà ragione. Però lui un pochino l'aveva illusa, dai, io lo vedevo, lui sembrava un pochino interessatino, o no? Dai, raga, è passato tempo, ma... Davide, vabbè, smettila, però... non ti infilare di nuovo, Davide. vabbè, però insomma, vabbè, io a Jessie le voglio sicuramente bene, forse sono di parte. No, ma infatti, appunto, come ha detto Gabri, è passato tanto tempo. Io devo solo dire le cose che io ho visto, che io non voglio parlare di quello che non è successo, io voglio parlare di quello che è successo realmente. Cioè, non è successo nulla, quindi basta, punto. Basta, appunto. Però è successo che tu ti sei sposato con la tua amata, il tuo ti amo l'abbiamo visto tutti, abbiamo il tuo best, ora ce lo spariamo tutto, così chiudiamo. Ma hai preparato una puntata di 2 ore su Davide? Vabbè, ma io quando faccio le cose faccio bene, anche se l'ho preparata in 3 minuti e mezzo, come tu sai. Come mai? Quanto sono brava. Come mai? Non lo so, perché Gabri mi ha detto e comunicato alle ore 16:05. Vabbè, una vita strana. Ma una vita spericolata. Vediamoci il best. Un'avventura davvero tosta. Sapevo che sarebbe stata così difficile per me, per come sono fatto io. Ho mostrato quello che potevo, quello che io sono. Un pirla. La nostra top model Katia Ricciarelli, la mia Katiuscia, è stata la persona con cui io ho condiviso le emozioni, le mie più grandi e più sincere. Quando l'ho vista varcare quella porta ho capito di quanto io l'amassi, di quanto era bella. Io lì ti amo da impazzire. Ti amo più grande che io abbia detto nella mia vita. Mio padre è... ho scoperto, stando qua dentro, che io sono uguale a lui. Quando sei triste, canta! Non posso definire l'amore della mia vita. In un certo senso mi ha anche salvato la vita. Siamo sempre stati uniti. Dici sempre che io ti ho aiutato nella tua vita, ma lo hai fatto anche tu. Che bello, Checco e Davide, quanto siete belli. È stato veramente un bel grande fratello il vostro, ti giuro, rivedendo le immagini è stato figo, è stato proprio figo. Me l'ho quasi dimenticate, veramente. Ti giuro, anch'io, ti giuro. Bello, sì. Senti, ma che mi dici di Checco? Come sta? Com'è la situazione? Raccontaci qualcosa di lui, che io lo adoro, adoro in moda. Benissimo, benissimo. Adesso sta registrando le voci del nuovo album, quindi presto, non si sa quando, tornerà alla ribalta con nuove emozioni, nuove canzoni. E io lo aspetto a Turchesando, perché proprio io lo adoro, già l'ho intervistato, sì, l'anno scorso. Sta arrivando. Vabbè, io lo aspetto assolutamente. No, sì. Conoscendo Checco ti dico. Beh, io ce l'ho già avuto, quindi non dovrebbe ritornare. No, perché un po'. L'anno scorso. Ma dove? Stato... In studio? In collegamento. Ah, già. Vabbè, okay. In collegamento è uguale, ragazzi. No, è un po' orso, Checco.
Vabbè, però no, no, Davide. No, invece è stato un amore, è stato carinissimo, è stato un momento stupendo, un'intervista meravigliosa davvero, quando ha partecipato a Sanremo, eh? Quella con Jessica, giusto? Sì, che esatto, facevamo il JNT, sì, sì, il jet okay, show. Sì, sì, no, no, me la ricordo, che infatti mi aveva chiamato Jessica, mi ricordo, per questa cosa, io collaboro anche con Checco, sono... Oltre ad essere il cugino, sono anche il suo assistente personale. Lui si incazza quando dico l'assistente, ma no, dai, tu non sei il mio assistente. Però alla fine è così, sono il suo assistente personale, che è un ruolo bellissimo. Quindi cerco di proteggerlo per quello che posso, al massimo, sia per amicizia, sia per rapporto. Vabbè, allora guarda, promettimi che mi farai in modo di farlo venire a Turchesando, che peraltro, insomma, ci sono stati Andrea Bocelli, Fausto Leali, Toto Cutugno, Alfa, Davide Silvestri, cioè Marco Masini, non è che proprio Davide non c'è Silvestri, venuto nessuno. No, parlo di cantanti. Gabriele Papiglia. Non so, tu canti pure, Davide? Davide canta vabbè, e suona. Canti? Sì, sì. Te la canti e te la suoni e fa la pizza. Esatto. Va bene, Davide, lo lasciamo. Sì. Come sì. Che mi avevano chiamato? Aspetta, qui Franco il pizzaiolo, eri Franco Pan Paoletto, mi chiamavano al Grande Fratello. Pan Paoletto. Pan Paoletto. Intanto il Pan Paoletto è arrivato secondo classificato. Da ora ti chiamerò, non me lo dovevi dire, da ora ti chiamerò così. Cioè, da Falchetto a Pan Paoletto, insomma, sì, diciamo sì. Che meglio come eri all'isola che come eri al Grande Fratello. Ma ti dico la verità, guarda, anche divertente. Ora che ci penso, mi fa anche ridere. Ormai passati un po' di anni. Beh, certo, dai, ti rivedremo presto sia sullo schermo di Sky, ma soprattutto magari in qualche altro reality, prossima edizione dell'Isola del Grande Fratello, chi lo sa. Io spero di vederla al cinema, onestamente, con tutto il rispetto. Sicuramente, se è il suo sogno, perché no? Sì, è sempre stato il mio sogno, quindi speriamo di fare un altro ruolo così bello come quello che ho fatto in ultimamente Nina dei Lupi, ecco. Dai, in bocca al lupo enorme per te. Grazie a Davide Silvestri. Grazie. Ciao Dave, ci sentiamo per Don a Milano. Alla prossima. Ciao. Ciao. E allora, questa sera, ragazzi, la Fagnani, la mitica Fagnani, seconda puntata di Belve 2024. Io non vedo l'ora di vedermi finalmente questa intervista a Fedez. Noi ci interrompiamo ancora per il meteo e torniamo qui con le anticipazioni su Fedez. L'informazione di Radio Cusano Campus. Sì, sì, sì. Mi dice dove finiva l'amore, iniziava l'azienda? Tra di noi? Cioè, nel senso che io e mia moglie a un certo punto dicevamo: ma stasera non scopiamo, guardiamo le fatture. No, no. Ecco qui, insomma, cosa ne pensi? Molti si sono un po'... Roberto Alessi, sentivo che insomma era un Chi? Po'... Chi, Roberto? Sì, il mitico direttore di novella. Conosco. Diceva che insomma questi... Sì, tre volte sono stati un po' mancanza di rispetto nei confronti della moglie, della mamma. Ma bisognerebbe vivere tra le mura delle persone prima di giudicare, siccome magari noi non sappiamo qual è la... non la sapremo, penso, mai, la vera verità. Boh, che ne sai tu, ipotizziamo. Dietro questo assio di Fedez, sicuramente troppo istintivo, ma la gente forse si dimentica che Fedez nasce come rapper, che il linguaggio... comunque un rondo da Sosa, un Simbala Rue, i suoi colleghi parlano con Tony F, parlano così. Certo, c'è avuto un cambio nel periodo di transizione in cui è stato con la Ferragni. Adesso Fedez è completamente, è tornato a essere probabilmente se stesso. Detto ciò, io non giudico perché non so come sono andate le cose. Se tu me lo Sembri chiedi personalmente, un po' pro Fedez, se tu mi chiedi
Giusto o sbagliato? Ti dico sbagliato, però se mi dici ma tua moglie ti ha tradito e tu allora sei incazzato e dici così, io ho detto, ti dico di sì, che fai? Ma tu pensi quindi ci sia questo tradimento? No, non lo so, io non so, io non giudico, non voglio sapere. Ma come non sai? Tu l'unica, sei cosa, l'unica cosa che ti posso dire è che in questo caso io ho visto che il conduttore era Fedez, e la belva era Fedez e la Fagnani mi è sembrata molto dietro. Spero stasera di vedere un'altra cosa rispetto ai lanci che sono stati fatti. Beh, questo lei dice che lui piange pure, quindi magari sì, è piange molto pure, lunga, però poi no? Mentre piange gli chiede lei dei tradimenti e lui risponde sei brava, hai fatto finire così mi fai smettere di piangere perché mi stai chiedendo una cosa in un momento in cui mi hai toccato su un punto molto importante. Boh, stasera vedremo, ti ripeto, non si può parlare se non si vede il materiale, cioè questo è sempre l'errore, fanno tantissimi beh, giornalisti. Noi stiamo ovviamente facendo un minimo di commento sulle mini anticipazioni che abbiamo visto, ma anche su tutto l'escursus che stiamo vedendo nei mesi precedenti, quindi ma io comunque quella è una storia, è una cosa, e ricordiamoci un'indagine ancora in corso, virgola. No, ma io parlo esclusivamente in questo momento della storia tra i due coniugi. La storia non c'è più tra i due coniugi, la storia è finita, la storia in questo momento non si potrà riaprire, quindi parleranno. C'è chi dice gli avvocati. Si potrà riaprire tra qualche tempo. Nessuno può dire una cosa del genere, perché nessuno vive tra le mura di casa loro. Al momento la storia è chiusa. Fedez è ripartito con la sua vita, riprende a fare musica, riprende a frequentare le persone con cui fa il suo lavoro da musicista, da rapper, da cantante, riprende a fare il suo lavoro a pieno merito di talent scout, di produttore. Quindi Chiara anche Ferragni su, anche a LOL, deve adesso il giudice di LOL. Sì, 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 invece deve aspettare, come giusto che sia, la chiusura delle indagini, nel mentre il mondo intorno a lei, diciamo che non. Ma lui c'ha un'altra, dicono già? Ma lui ha detto, dirà stasera dalla Fagnani, che spera di trovare un amore che lo faccia sentire felice. Del resto, quando uno si lascia, cosa deve dire? Ma io onestamente, io quando, cioè, nel momento in cui uno si lascia, dopo poi un matrimonio, due figli con una donna che ma comunque la crisi è iniziata da prima, La crisi è iniziata da molto pensare prima. Già di volersi innamorare di un'altra, a me non mi verrebbe in mente. Capito, però se ti sei lasciato da 2 anni e noi non lo sappiamo perché ci hanno mostrato le immagini del mulino bianco che non raccontava il mulino bianco, quindi sai che vieni a 2 anni di crisi. Quindi te quando lei ha fatto Sanremo lui si è comportato bene? A Sanremo bene? È iniziata la crisi. Ma lui si è comportato bene in quella circostanza nei confronti di Chiara? Non lo so, ma non ma no, da telespettatore. Da telespettatore non me ne frega niente. Ma cosa, secondo me mi preoccupa se lui ha baciato Rosa Chemical, cioè se avesse limonato Diletta Leotta ti direi sì, ha sbagliato a baciare Diletta Leotta, per il resto cos'è, perché ha baciato Rosa Chemical, boh, per me non è una cosa grave. Beh, sinceramente perché ha fatto trovo che baciare sia un uomo con una donna quando sei sposato è comunque una cosa negativa, soprattutto se lo fai a Sanremo e rubi la scena a quel momento a tua moglie che dovrebbe essere la protagonista. Quindi rubi la scena, quindi non parli d'amore, parli di chi deve essere presente sulla scena. Beh, ma il rispetto degli spazi sono basati. L'amore si basa anche sul rispetto degli spazi. L'amore si basa sul rispetto della popolarità a Sanremo. L'amore ma chi se ne frega, ma ti fai una risata. Se ami, ti fai una risata. Era una gag con Rosa Chemical, punto e basta. A me non mi ha fatto ridere troppo. Vabbè, il problema è stato un altro. Rabbrividire. Il problema non è stato Rosa Chemical, il problema è stato che comunque il giorno prima Fedez si era esibito sulla nave di crociera si era esibito con una canzone, con un rap anche molto forte, e lì c'erano state le tensioni politiche, e quello non forse serve. È stato diciamo la scintilla. Però ti ripeto, l'amore non è Sanremo. Guarda, bada bene, io non ce l'ho con Fedez, non ce l'ho con la Ferragni, non ho amore per Fedez, non ho amore per la Ferragni, giudico in maniera abbastanza però sono una donna che si mette nei panni di un'altra donna che è sposata con un uomo col quale hai 2 figli, che sta attraversando il periodo più buio della propria bello, vita. Più bello, in quel momento era il più bello, non no, è il più buio. No, adesso più buio della propria vita, e che c'ha il marito che vede bene di voltarle le spalle proprio adesso.
E sinceramente questo a me non mi piace. Ecco, questa cosa a me non piace, perché credo che quando lui, nonostante le crisi, era stato male, lei comunque gli è stata accanto. Ma non sai come stanno le cose, non giudichiamo. Beh, quello che loro ci mostrano è quello che noi sappiamo ed è quello che noi giudichiamo. Poi se uno fa finta di essere sposato e poi non lo è, di essere etero e poi non lo è, allora ti faccio una domanda: secondo te, io conosco la situazione, I cazzari sono loro e io però giudico quello che loro mi fanno vedere, e che ti devo dire? Secondo te io la so la situazione? Non lo so. Devi rispondere sinceramente, sì o no? Ti dico la verità, non lo so. Va bene. La sai? No. E allora devi giudicare come giudico io, che nemmeno io la so. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, se detto ciò, tu magari saprai la campana di uno dei due, non saprai magari dici, entrambi. Dici. Non lo so. Vabbè, comunque tanto non rispondo, quindi non c'è altro mezzo con cui puoi Gabri di prendere una forca. Se sai e qualcosa fissarmi. Diccela. Ti dico, vabbè, che da le quello colpe, che sai, colpe, ti dico una, ti do una risposta sincera. Sembra le che tu abbia detto che sono, lei lo abbia tradito. No, ti ho detto, no, ti ho fatto un esempio, non ti ho detto questo, quindi non più mi mettere meno, parole tra in bocca. Le righe. Non mi mettere parole in bocca. Ho detto che la crisi è iniziata da tempo e questo noi non lo sapevamo, che quindi se tu arrivi a dire una frase del tipo magari in futuro mi potrei innamorare di una persona che mi donerà una sorta di felicità cristallina, non mi ricordo come ho letto, genuina forse, ecco, genuina, noi non sappiamo se dietro questa frase c'è un rancore così alto dovuto ad altri motivi che non sappiamo, ripeto. Una cosa che possiamo dire sicuramente è che Fedez, come abbiamo visto dalle clip relative alla vicenda legata al Pandoro, dove dice sì, è stata anche quella vicenda ad allontanarci. Lui dice il motivo della crisi. Questo te lo posso confermare, che lui questa situazione, diciamo che da imprenditore, l'aveva capita, aveva chiesto l'allontanamento di una persona che è Fabio Maria D'Amato, e questo allontanamento non c'è stato, e oggi tra i responsabili della caduta e dell'errore fatto in questo momento fino e quindi a prova tua moglie contraria sbaglia, viene ingannata da questo Fabio, no, tua moglie sceglie e tu tua prendi moglie e la molli tua, no, ma una no, cosa carina, no, tua moglie sceglie ma che tu è diverso. Finché però tua moglie sceglieva e ti stava bene, andava tutto bene, era tutto nascosto, ma ho capito, ora c'è un'indagine per truffa aggravata, era il maritino, mo che è uscito, capito, fuori allo scoperto dici sì, sì, comunque, sì, non voglio fare il dibattito. Il caso Balocco è stata la causa della fine, è stata una delle cause della fine di una crisi iniziata un anno prima. Sì, ma lui dice sì, è stata la è causa stata della una, crisi, sì, di una crisi iniziata un anno prima, te lo sto dicendo io, quindi questo. Però le parole che noi abbiamo sentito sono solo sì, è stata sì, la causa. Ma tu hai sentito mezzo lancio, devi sentire tutta la puntata, non puoi io fare stasera come sarò incollata, ascolterò, allora, non vedo l'ora di sentire che dice messaggio tutto. Sì, te chiamo proprio. Detto ciò, ti dico che la cosa che mi ha stupito è stata vedere comunque Francesca Fagnani un passo indietro, perché di solito in quella fase c'è lei come conduttrice che si lascia andare come brava e come nel suo stile, nel dire o nel tirare fuori le notizie. Beh, oddio, da quello che abbiamo visto, domande ben chiare. Le domande le ha fatte Fedez, infatti lo stanno scrivendo tutti. E come fanno a dirlo che non hanno visto manco perché, loro niente? Perché nei lanci lui si è fatto la domanda e si è dato la risposta. Ed è questa la cosa che mi ha fatto specie, non vedere dove la domanda fatta. Ma magari dalla la domanda lei gliel'ha fatta prima e hanno tagliato la sua domanda e lui se l'è autoricomposta. Sì, mio nonno aveva un flipper. Vabbè, ma come noi non possiamo giudicare Fedez perché abbiamo visto solo tre secondi, non possiamo giudicare la Fagnani perché non sappiamo bene come ha gestito tutta l'intervista. Quindi stasera vedremo quello che è successo. A me piace molto lei, devo dire, la trovo eccezionale, quindi sono sicura che vedremo. Avrà avuto rispetto se lui si è messo a piangere in qualche modo. Vedremo. Vabbè, insomma, poi ci sta la Cipriani, parla di Berlusconi, Cipriani che dice che Belen, Cesare, è in televisione perché non ha talento, cioè oggettivamente sono quelle buttate. Lei di talento ne ha, dice. Sai cosa non ho capito? Infatti volevo chiederlo, lo vorrei chiedere a Fabio Pastrello, che è autore del programma. Ma
che c'entra la Cipriani in un programma del genere? Cioè, cosa? Poi tra l'altro c'è anche Alessandro Borghi che fa un'intervista bellissima, che dice un grande nome. Cioè, io capisco che tu devi spezzare e ti serve quella nota stonata da ridere, perché chiaramente l'intervista alla Cipriani è di Cesare o da Cesare, di Romolo o da Romolo, ed è una cosa dove ridi per non piangere, ridi per non piangere, bravissima. Però oggettivamente, secondo me, lì o stai cercando di coprire un buco all'ultimo, o c'è qualcosa che sicuramente mira a voler smorzare i toni, ma non è il nome giusto da Cipriani, a prescindere anche se fanno il 30% di ascolti. Sì, staremo a vedere, ragazzi. Stasera saremo tutti incollati a Belve, giovedì sarete tutti incollati di nuovo alle 18 insieme a me e Tavassi. Come sta Tavassi? Al TNT, sta una bomba. Hai visto che ha fatto il promo di Belve lui? Beh, carino. Edoardo è sempre carino. È proprio bravo, guarda, è proprio bravo. Io gli voglio proprio bene. Grande bello. Edo, I love you. Vabbè, ciao. Grazie ragazzi alla regia audio video. Mi raccomando, podcast subito online, lo dico a tutti. Niente denunce oggi. Su Spotify e poi domani anche su YouTube. Oggi tranquilli e quieti, vedi? Forse. Per ora. Ciao. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi.